Ci sono molte desiderata in questi due interventi che hanno preceduto quello che sto per dire. No? Il problema però fondamentale è come riattivare questa partecipazione, perché è vero, non c'è democrazia senza partecipazione. Il problema forte è però che perlomeno negli ultimi 20 anni, anche a causa della professionalizzazione e centralizzazione dei partiti, che sono diventati sempre più ancorati alla figura del leader, e poi l'utilizzo che hanno fatto sempre più dei media, no? Sono passati da essere strutture piramidali fortemente radicate nella società, da cui facevano come delle catene di trasmissione della domanda, no? Ad essere fortemente centralizzati, fortemente caratterizzati attorno a un leader. E questo ha schiacciato la partecipazione, in qualche modo creando una cittadinanza molto passiva. Complice di questo non è stata solamente la professionalizzazione dei partiti, ma anche la professionalizzazione del volontariato. E qui mi aggancio a una cosa che dicevi tu all'inizio, per me è un po' preoccupante. Vale a dire il fatto che se le nostre città non sono pulite, non dobbiamo chiederlo all'amministrazione, o perlomeno se non lo fa, ce le possiamo pulire da sole. Sì e no, e qua è un grosso rischio di quello che ha fatto gran parte del volontariato, soprattutto dagli anni 80 e negli anni 90, no? Che ha partecipato alla creazione di questa Coach Potato Society, no? Di questa società che stava seduta davanti al televisore sul divano. Perché è vero, possiamo anche far da soli, possiamo anche pulirci le nostre città da soli, però dobbiamo farlo come forma di resistenza, perché in realtà lo Stato sociale a livello nazionale, a livello europeo e a livello periferici locali è, se vogliamo, è cresciuto come conseguenza dei movimenti cooperativi, dei mutualismi, ma è la nostra mutua, no? È una nostra grande mutua. Lo Stato era l'entità che redistribuiva e quindi in qualche modo equilibrava i bisogni della società con il bisogno di accumulazione, quindi lo limitava, del profitto dell'impresa, no? Tramite il sistema di tassazione. Quindi attenzione a far da soli, facciamo sì da soli, ma facciamolo sempre come forma di resistenza, perché le istituzioni devono funzionare, perché se io posso partecipare a Pugliamo al Mondo perché sono ricercatore universitario e sabato e la domenica non lavoro, ci sono altre persone che questa cosa non la possono fare. Allora, fino a quando non arriviamo a, se vogliamo, emanciparci dall'orario del lavoro, cerchiamo di fare funzionare queste istituzioni, ma se le istituzioni funzionano solamente quando la società è vigile e chiede alle istituzioni quello che vuole. Qui è importante decolonizzare l'immaginario e diffondere i nuovi immaginari, perché fino a quando la società desidererà tornare a casa alle 8 della sera, siccome anche le donne lavorano, avere un supermercato aperto 24 ore su 24, questo è quello che faranno i nostri politici. Allora quello che dobbiamo fare, perché le risposte della politica, e parlo soprattutto di politiche pubbliche, sono risposte ai desideri della società. Quindi nel momento in cui la società inizia a desiderare qualcosa di diverso, la politica legifera in maniera diversa. Esempio è che tutte le cose che dice Davide Piorchini e che pratica Davide Piorchini, di cui ho molta ammirazione per le cose che succedono, per le molte cose che passano poi tra il reticolo di comunicazione dei gas, originano anche da un gruppo di coordinamento del tavolo RES che a cascata fa scegliere nuovi termini e nuove pratiche. Fino a 4 anni fa i gas compravano il biologico, ma neanche più vicino, quello che consigliava l'amico. Questa idea sovranità alimentare è stata introdotta da 2 o 3 anni, ma vista proprio il reticolo di comunicazione che si è creato tramite queste nuove forme di movimento sociale, molto radicato nella società del quotidiano, quando parte il messaggio, se il messaggio ribalza su dei contenuti coerenti, le pratiche si diffondono molto velocemente. Non a caso, per esempio, a Bergamo c'è bastato guardare un po' il sito del lavoro che stavano facendo nel Parco Agricolo Sud di Milano per incorporare e per rimettere in pratica le stesse pratiche e la stessa logica. Ma quello su cui volevo farvi riflettere è che recentemente mi è capitato di vedere gli indirizzi di politica europea per il 2013-2017, che
non è un caso, certo ce lo si dimentica, mettono la filiera corta e il chilometro zero come riflessione centrale, e a questi, ai primi tavoli che sono stati, sono serviti per elaborare le parti iniziali di queste politiche, erano invitati al tavolo Slofun e Amar francese, no? Come interlocutore. Quindi questo cosa vuol dire? Vuol dire che quando la società si auto-organizza, inizia a cambiare il proprio immaginario, inizia a trovare delle soluzioni che creano delle nuove istituzioni, perché le filiere corte, i mercati territoriali, i gruppi di acquisto solidali sono delle nuove istituzioni, sono delle realtà che oggi permettono la sopravvivenza a molti piccoli produttori che altrimenti sarebbero scomparsi dalla faccia della terra. Molti stanno scomparendo perché questo mercato, come dicevo prima, impone la concentrazione dell'economia, quindi impone grandi, la necessità di fare grandi economie di scala, altrimenti non sopravvivi. La nuova istituzione inventata dai gruppi d'acquisto solidale, anche grazie al contributo dei bilanci di giustizia che molto spesso sono fondatori del gas nei territori, e quindi trasmettono tutto quello che avete imparato all'interno di questo nuovo movimento, che però è molto più capillarmente diffuso, e poi su invito di Davide vi racconterò anche un po' velocemente dei dati che stanno emergendo, molto interessanti, perché poi se si capiscono i meccanismi di diffusione possiamo prenderli, no? Come se li stessimo studiando in laboratorio, e cercare di riapplicarli in altri territori, chiaramente con l'attenzione di vedere come questi territori si differenziano e quali culture dominano o caratterizzano questi territori. Quindi quello che volevo dire è che questi nuovi contenuti rimbalzano sul tessuto associativo che esiste e oggi si sta rinnovando, perché una cosa che mi preme, che non ho finito di dire prima, non solo i partiti si sono professionalizzati, ma anche l'associazionismo si è professionalizzato, e questo è stato un grande dramma per la cultura e per le culture politiche tradizionali italiane, che sappiamo tradizionalmente essere divise in due filoni: quella di stampo cattolico, con tutte le organizzazioni periferiche, e quella di stampo socialista. Entrambe queste culture negli anni 80 e 90 si sono fortemente danneggiate, hanno rotto, no? i loro caratteri connettivi, no? Di creazione di legami sociali. Per esempio, le associazioni cattoliche hanno osservato anch'esse una forte tensione verso la professionalizzazione. Molte nicchie o anche fasce dell'associazionismo, per esempio, hanno sviluppato al loro interno segreterie per partecipare a bandi, per concorrere a finanziamenti pubblici, e quindi, siccome questo richiede l'acquisizione di denaro, hanno spinto verso il versante professionalizzazione invece di quello del versante tempo, no? Quindi di coinvolgere i propri associati all'interno delle loro dinamiche e dei loro pensieri critici. E quindi, in realtà, invece di continuare ad essere come lo sono state in passato, entrambe l'associazionismo delle due culture politiche territoriali tradizionali italiane, forme di resistenza e quindi alimentatori di partecipazione e di democrazia, sono diventate forme di sostituzione. Ma le forme di sostituzione certe volte non sono democratiche, perché se le può permettere di assumersi la possibilità di usare tempo in forme di sostituzione solo chi è in una situazione vantaggiata. Mentre si sostituisce, si deve anche domandare perché le istituzioni sono nostre, no? E sono quelle che garantiscono la democraticità delle nostre pratiche, ovvero che si facciano delle politiche pubbliche che, per esempio, vadano a incentivare la filiera corta, vadano a incentivare i mercati territoriali. Uno si deve anche chiedere perché vadano incentivate, perché in questo modo, accorciando la filiera, il produttore riesce a vendere il suo prodotto a un prezzo maggiore, il consumatore riesce ad acquistare il suo prodotto ad un prezzo non necessariamente minore, ma perlomeno competitivo rispetto, perlomeno che possibile per le tasche del consumatore medio, si elimina la figura della mediazione a beneficio di tutte le parti dello scambio, fuori chi invece dallo scambio trae solamente profitto. Quindi importante appunto che oltre a questa forma di sostituzione, soprattutto noi che facciamo molta attività volontaria di associazionismo, ci riappropriamo di questa forma di resistenza che deve passare attraverso l'associazionismo. E qui vi do alcune idee di cosa succede dentro i gas, velocemente, perché è molto interessante quello che stiamo rilevando noi da questa ricerca.
Mi ricordo una volta che avevo invitato, era un po' all'inizio di queste mie sperimentazioni all'interno dell'università, avevo invitato Andrea Svaroldi, e ogni tanto qualcuno dice qualcosa che non ti esce più dalla mente, no? E mi ricordo che Andrea Svaroldi, parlando del suo libro sui gas, costruire e l'altro, costruire l'economia solidale, a un certo punto ha fatto una battuta un po' spensierata, però mi ha continuato a frullare nella mente, no? E ha detto: noi li prendiamo, i gas prendono i loro partecipanti per la gola, no? E a me questa cosa qua, per la semplicità, come Andrea veniva detta, mi è continuata a frullare, no? E anche adesso che sto guardando centinaia e centinaia di risposte di chi ha risposto a questi questionari, è molto interessante quello che succede proprio all'interno dei GAS, perché è una forma di partecipazione, non dico nuova, perché ricarica forme di partecipazione antiche, come per esempio quelle che hanno dato vita al mutualismo, al movimento cooperativo. Ma la cosa interessante è che attira nuovi associati ed è capace di attirarlo tra quote della popolazione totalmente disinteressate, no? Anche facenti parte di generazioni meno che sono state socializzate a una partecipazione politica inferiore, come per esempio può essere la mia o ancora peggio quella dopo la mia, no? E lo fa partendo da bisogni primari, no? Da bisogni quotidiani, che appunto sono quelli del fare la spesa. E questa secondo me è un'evoluzione molto interessante, perché proprio da questa fare la spesa che poi si innescano tutta una serie di nuovi desideri, un nuovo immaginario che poi si concretizza, come vi dicevo prima, addirittura la politica europea sta acquisendo nuove sensibilità, e non è che sono una visionaria che vedo il collegamento, è proprio così, perché in filiera corta non se ne parlava fino a qualche anno fa, fino a quando in tutto il mondo occidentale non hanno iniziato a diffondersi le AMA, i gruppi gas, le reti di economia solidale, le transition town, i bilanci di giustizia, cioè queste sensibilità che sono radicate nel territorio. Cosa succede? Chiaro, chi mette in piedi un gas, non a caso qui c'erano solamente due persone non gasiste, sono persone che sono fortemente motivate e hanno fatto tutti dei processi, dei percorsi di socializzazione politica all'interno del mondo dell'economia solidale molto forti e radicali. Ma chi sì? Perché le pratiche del bilancio di giustizia sono fortemente radicali. Non si fa protesta, ma il pensiero critico è molto forte, è trasformativo, individuale ma trasformativo. E i gruppi di acquisto solidale esistono nei territori e attirano, anche grazie all'attenzione mediatica, e qua mi riaggancio a qualcosa che ho detto prima un po' velocemente, dell'importanza di arrivare a raggiungere una soglia, che viene definita così in letteratura dei movimenti sociali, comunque una massa critica capace di attirare l'attenzione, anche l'attenzione mediatica, perché è questi che favoriscono i processi di diffusione dell'innovazione. Allora, la notorietà e la diffusione dei gruppi di acquisto solidale nel territorio ha fatto in modo che da questi core group, da questi gruppi centrali di persone che avevano idee molto chiare, uno potrebbe essere Davide per esempio, no? O Simonetta, o Giovanna, no? per quanto è costituita la realtà che conosco meglio che quella della mia città, iniziano queste pratiche. La notorietà, la prima soglia critica si passa, tanto è vero che una prima espressione di picco di numero di movimenti sociali è conseguente a una puntata di report del 2007, no? Infatti se si vedono i trend di ascesa dei movimenti dei gruppi di acquisto solidale, sono in qualche modo anche, si possono leggere anche a seconda dell'attenzione mediatica, attirano persone che francamente non hanno mai sentito parlare di altra economia, di consumo critico, di come la società possa, o la produzione possa essere influenzata da se la prendiamo l'economia dalla parte del manico. Si avvicinano semplicemente perché, qui è un'altra scoperta di questi giorni, anzi 3 giorni fa perché abbiamo riguardato bene il dato, si avvicinano perché ha dei bambini piccoli, no? Ed è terrorizzato, o perlomeno allertato, per molti scandali alimentari, no? E quindi si avvicina per un bisogno strettamente individualistico e egoista, no? Ma entrando a far parte di questi gruppi solidali, entra a far parte di una varietà di persone, che è quasi unico nell'associazionismo contemporaneo, perché generalmente nelle associazioni contemporanee le persone sono simili di profilo socio-economico, no? E anche culturale. All'interno dei GAS si trovano tante professioni, ci può essere dal ricercatore, dall'insegnante, dal maestro, ma può esserci anche famiglie di operai, ce ne sono poche, questo è un problema che dobbiamo affrontare, ma c'è una varietà, c'è il tecnico informatico, c'è una varietà di professioni molto ampie, e questo crea all'interno dei gruppi molto disomogenei dal punto di vista del profilo professionale, con una capacità
capacità di diffusione raggiera poi e di riportare, come è stato nel mio caso, anche all'interno del proprio ruolo di luogo di lavoro, nel mio caso è stato questo, determinate sensibilità e determinati discorsi. Quello che succede dentro questi gruppi, e questo noi avevamo chiesto una domanda secondo me molto interessante, che chiedeva cosa era cambiato nel momento in cui avevi iniziato una tua vita nelle tue pratiche, non solo di acquisto, cosa era cambiato nella tua vita, no? Allora c'era tutta una serie di domande, cosa era cambiato se avevi smesso di comprare cibi pronti, eccetera, quindi dato coerente, il più grosso percentuale di passaggio è proprio sulla filiera corta, sull'acquisto di beni locali. Questo è molto interessante perché tu vedi che la cultura che apprendi all'interno di questi gas ti permette di fare un salto qualitativo rispetto alla tua spesa, ma cambia anche il tuo atteggiamento verso la politica locale, no? I gasisti si sentono molto più attenti alla politica locale, molto più spinti alla partecipazione, no? E a prendere parte. Ed ecco che si ricompone la filiera della partecipazione, dalla partecipazione individuale alla partecipazione politica. Questa è la significatività di questo movimento, che in qualche modo è importante anche perché, come avete dimostrato anche voi con la alzata di mano sollecitata da Davide, e i movimenti dei gas molto spesso, i gruppi di acquisto solidale molto spesso sono delle prime forme di relazioni tra associazioni, perché molto spesso è far parte di un gruppo di acquisto solidale è una seconda associazione. No? Sei magari associato all'ambiente o dei villaggi di giustizia o del movimento di Libera, di Libera Terra, no? E questo permette già la circolazione degli stessi argomenti, delle stesse sensibilità all'interno di gruppi della società civile, che non solo si sono alcuni professionalizzati, ma alcuni si sono fortemente individualizzati. Ed è una sfida anche da introdurre con le nostre pratiche a Bergamo, adesso stiamo iniziando questo percorso di sperimentazione, è quello di fare in modo di sfruttare le reti di associazionismo preesistenti. Per esempio, sempre di più i gruppi di acquisto solidale o la pratica del consumo critico dovrebbe essere proposta proprio come forma di resistenza all'interno dell'associazionismo tradizionale, no? Perché per esempio le ACLI questo lo stanno facendo, ma in maniera troppo in sordina e molto spesso più a parole che nei fatti, no? Mentre pensate, solamente con il forte diffusione e capillarità dell'associazionismo nel nostro territorio italiano, se tutte le associazioni incorporassero le pratiche dell'economia solidale, provate a pensare quanta massa critica ed economica e culturale avremo per muovere l'economia nella nostra direzione, quindi anche cambiare, pensare di poter cambiare la nostra società. Ma ben precisa, adesso domani andiamo qua, però molti spunti sulla direzione mi sembra che abbiamo raccolti. Allora adesso facciamo l'ultimo giro per mezz'ora, perché al 5:30 il cartuccio deve andare a prendere sul treno. Un'ora detto, 5:30 va bene. E bene, quindi bando alle ciance, facciamo che poi quando tu vuoi parte, ci consideriamo già salutati e ti ringraziamo però comunque noi intorno alle 5:30 chiudiamo, perché la resistenza anche per i bilancisti ha un limite. E adesso terza giro è quello più, la maggior ciccia forse, cioè da domani che cosa facciamo? Proposte concrete. E io stavolta partirei dalla parte dell'acquario in questa, e quindi i contributi dei bilancisti, nonché tutti quelli che vogliono o tramite bigliettini si hanno già dato. Ok, va bene, allora li volete adesso. Sì, va bene. E chi vuole venire si sieda e con una cosa abbastanza fluida, quindi velocemente arriva e... Ok, allora partiamo dalle domande. Allora, la prima domanda in realtà poi si include anche con la terza che mi è arrivata. E chiedeva sul cosa ne pensate della green economy. Qualcuno ha già detto qualche cosa, ma dico anche questa perché è molto collegata e con i gas, i DES non fanno
non fanno parte in qualche modo della green economy, o comunque non è che usano le stesse regole del mercato. In fondo usano soldi, non proprio per comprare prodotti, una specie di mercato buono. Questa è la prima, diciamo, le prime due domande che sono abbastanza vicine fra di loro. La seconda, tenuto conto che la dimensione del consumo si caratterizza per il sistema di preferenze soggettive che governano le scelte degli individui e che restano tali anche quando le preferenze sono in ambito valoriale, come pensate che si possa traghettare il consumatore verso la dimensione politica, cioè non individualistica? Ci sono... Allora, la prima è una riflessione. Che il nuovo modello di... Allora, la riflessione sul modello di sviluppo, del nuovo modello di sviluppo, vedete l'uomo come... che aggiusta sul vecchio modello di sviluppo, ma che considera se stesso come un elemento biologico dipendente, non come un gestore, ma quello che può aiutare a ricostruire l'equilibrio biologico della Terra. Quindi una domanda sul debito pubblico, Francesco. È una riflessione che dice che l'uomo deve essere visto come, non come il gestore, ma come un elemento del pianeta, no? Cioè, se il cambiamento di modello non deve essere come un gestore, ma a pari degli altri elementi. Invece poi, per quanto riguarda il debito pubblico, condivide questa idea del debito pubblico e dice che è assolutamente incredibile di poter mettere il pareggio di bilancio del debito pubblico in Costituzione. E dice che è impossibile poi non pagare il debito pubblico, come dice praticamente la Mussolini nel 26, che è un possedimento del debito, e l'Italia ha la forza per fare questo. L'ultima domanda invece per Pioghini è come viene determinato il valore del prodotto agricolo nel fatto agricolo, secondo il mercato oppure secondo il tempo lavorato? Sì. Dunque, la risposta sì, è molto semplice. Noi siamo nella prima fase in cui stiamo cercando di far sì che l'aggregazione della domanda dei gas che hanno accettato di intervenire in rapporto con il disegno che prima ho tratteggiato del distretto rurale, siamo nella fase in cui cerchiamo di far sì che questa domanda possa permettere a singoli agricoltori di cambiare il modo di produrre, di passare dall'agricoltura più intensiva all'agricoltura più diversa, di qualità. Quando abbiamo iniziato ce ne sono 3 produttori biologici su 1000, adesso ce ne sono 20. Quindi siamo in questa prima fase. Naturalmente tutto questo è stato ottenuto tramite le modalità tipiche di relazione dei gas, cioè con incontri, cominciando a installare rapporti di conoscenza e di fiducia, però appunto, per adesso i prezzi come vengono determinati non se ne è ancora parlato. La seconda fase che stiamo proponendo è la fase in cui i gas diventano coproduttori. Abbiamo fatto una prima esperienza con una gruppina di gas di 5 produttori che hanno co-deciso cosa seminare per quanto riguarda l'orto invernale adesso per l'orto estivo, sulla base dei preordini. Conoscendo cose che fanno anche altri gas, però all'interno del parco agricolo sono cose completamente nuove. Questo ha permesso anche non soltanto di far sì che ciò che è stato seminato corrisponda con ciò che è stato poi acquistato, che è già una cosa importante, no? Quindi dal punto di vista
della produzione di rifiuti. Voi sapete che il 30% di ciò che viene prodotto e venduto va fuori di marcio, ma ha permesso anche di avviare alcune prime relazioni di collaborazione tra i produttori, perché ovviamente l'individualismo di cui si parla come modello non è che riguarda soltanto il consumo, ma riguarda anche la produzione, quindi agricoltori disabituati a qualsiasi relazione collaborativa. Il terzo passo che vorremmo proporre a partire dalla nostra prossima assemblea dell'autunnale è quello appunto di verificare come si possano definire tramite patti tra produttori e consumatori relazioni più avanzate, no? Non soltanto per quanto riguarda la semina o il preacquisto, ma per quanto riguarda anche la determinazione dei prezzi, in cui appunto si possa cominciare a verificare come i prezzi siano basati appunto sul lavoro e non soltanto sul mercato, come comunque stanno facendo ora questi produttori. Ci sono gli listini anche nel biologico, oppure c'è l'azienda agricola bergamasca che va per la maggiore per quanto riguarda la produzione e la commercializzazione dei prodotti biologici, si seguono quelli. Il terzo passo naturalmente è quello più difficile, è quello che permette di prefigurare sistemi di relazioni completamente diversi anche sul terreno della determinazione dei prezzi. Mercato. E dall'altra, la domanda che diceva come si fa a traghettare il consumatore alla politica. Perché forse dice, se ci riesco, bisogna mettere un po' chiarezza sui termini. Beh, innanzitutto, molto spesso i nostri movimenti accusano il mercato. Però il mercato è uno spazio sociale dove si scambiano dei beni, no? Quindi in realtà quello che forse sarebbe meglio contrastare oggi, richiamare questo meccanismo, no? Mercato, perché il mercato è uno spazio e dentro lo spazio le regole gestiscono lo scambio dei beni come ce le dettiamo queste regole. Quello che sta succedendo oggi è che c'è un'accumulazione del reddito e un ristretto cerchio di persone che determina le regole. Forse sarebbe il caso di chiamare questo capitalisti, cioè chi detiene il capitale che è sempre più concentrato nelle mani di pochi, non mercato, perché il mercato è quello anche dove si scambiano i beni tramite il baratto, cioè è uno spazio pubblico dove vengono stabilite. Sì. E appunto, però, nel senso, questo anche per dire che il mercato, cioè anche lo scambio dei beni, cioè va bene l'autoproduzione, va bene reincorporare il più possibile l'economia all'interno, l'economia domestica, le nostre famiglie, cioè. Però è importante anche che avvengano degli scambi e che questi scambi però vengano con il prezzo giusto, con il rispetto dei diritti, eccetera. Quindi secondo me vanno casomai ridefinite le regole di questo mercato. E qui penso si agganci anche forse questa idea di come traghettare il consumatore o il consumo critico nella pratica politica, no? Come era detto meglio nella domanda. Comunque qua, negli ultimi anni, negli anni 80 e 90, si sono venute a distinguere due concetti che sono diametricamente opposti, ovvero quello del consumatore e quello del cittadino, cioè il welfare state, le politiche pubbliche fino agli anni 70 e 80 erano indirizzate al cittadino, no? Quindi a garantire dei diritti e dei doveri. Questa figura del cittadino negli anni 80 e 90 è stata progressivamente sostituita con quella del consumatore, che oggi, se ci stiamo attenti, è al centro di tutti i messaggi, sia di quelli politici sia di quelli economici, cioè il consumatore è diventato il soggetto a cui si riferiscono le politiche pubbliche. È il consumatore che quindi mette al centro il mercato capitalista al posto dello Stato, il privato, il pubblico, l'individuale, il collettivo, cioè se noi guardiamo cosa definisce queste due figure possiamo vedere chiaramente come c'è stato uno slittamento dei termini. Quindi in realtà quello che stanno facendo movimenti come il nostro è quello di riacquisire una consapevolezza di cittadinanza
attraverso l'atto del consumo, che comunque è insimo, è insito, è interno al concetto di cittadinanza, perché se noi pensiamo ai concetti di sostenibilità, questa è una cosa che ci stiamo dicendo sempre più in maniera forte all'interno della nostra rete di economia solidale a Bergamo, rimane una parola vuota, qui anche la Green Economy, se non passa da una ridefinizione dei nostri modelli di consumo, cioè non esiste sostenibilità sociale ed economica se non c'è un cambiamento dei nostri modelli di consumo. Quindi il consumatore, che è diventato, diciamo, la figura centrale della società, dell'economia contemporanea, può essere tramite queste palestre di democrazia, come piace chiamare a me, i nostri movimenti, perché si allenano e fanno i pensieri lunghi, riportato a ridiventare cittadino e a riportare il consumo in una delle dimensioni della cittadinanza, ma non nell'unica espressione del proprio sé. Provate a pensare quanto il consumo oggi è fonte di creazione e di definizione di identità personale delle persone, degli individui. Tutti voi avete, o gran parte di voi avranno dei figli, e probabilmente la cosa che più salta all'occhio è come l'acquisto di determinati beni li identifichi con determinati gruppi sociali. E è anche la forza del consumo critico, per esempio la capacità di mobilitazione dei giovani, secondo me, e alcuni movimenti, che mi è capitato di approfondire, come per esempio il movimento di Libera o di Avio Pizzo, no? Che hanno fatto del consumo critico, del consumismo critico, una forma anche di rimobilitazione dei giovani. E anche in questo caso, riprendendo l'espressione che mi è piaciuta tantissimo di Andrea Saroldi, prendendoli per la gola, in questo caso prendendoli per la maglietta. Però è interessante che anche movimenti contemporanei come quelli del consumo critico abbiano individuato nell'era del consumo anche una capacità, se vogliamo, di ricreare identificazione tra i gruppi giovanili, no? Quindi può essere anche una leva culturale da questo punto di vista. Insegnando a studenti che hanno 20-21 anni, io me ne rendo conto, perché quando parlo di queste pratiche di consumo critico di cui i miei studenti non hanno mai sentito parlare, non sanno nemmeno cos'è il commercio delle solidarie, che sono studenti all'università, il mio corso non lascia indifferente, no? E quindi ha ancora una sollecitazione a usare tutti i canali, a intercettare come fare. La scuola è importantissima, bisogna, allora si offre l'occasione immediatamente, cogliere l'occasione di poter parlare con studenti universitari o con studenti delle scuole di altri livelli, perché è un altro veicolo di informazione, così come quello che è importante curare bene la comunicazione. A Francuccio che chiediamo sia di rispondere alle domande che anche di dirci da domani cosa possiamo provare a fare insieme. Sono costretto a tagliare. E magari vado per flash, è andato per flash inevitabilmente, rischio di essere rosso, ma è questione di chi ha visto. Credo che se la precisazione che è stata fatta di distinguere il mercato dal capitalismo è fondamentale, quello che si sta cercando di fare, quello di dividere la dimensione del mercato in un'ottica di società e di economia diversa, però nel contempo non posso fare a meno di riflettere che dopo il consumo critico siamo approdati a questa volta, così come si faceva in una parte, che è una forma senz'altro di mercato, vorrebbero che mi porta a dire, ma sono rosso nel tempo per sentare i dettagli, che tutto sommato noi il mercato da noi abbiamo nel nostro sangue. Quindi c'è abbastanza valore pensando a quale tipo di ruolo svolgere, cercare di intervenire a rendere aiuto il mercato. E se noi abbiamo la capacità di andare oltre, benissimo, un passaggio fondamentale che ci può permettere poi di lanciare tanti altri messaggi e di affermare e di fare tanti altri lavori. Se rimaniamo lì, grande, se rimaniamo lì, perché fare gli sforzi mentali che sta facendo per cercare, no? Di tirare, prendere della gente, presa per la gola, per poi riuscire a fare un po', credo che sia determinante, ma ecco, l'importante è riuscire poi a occupare anche l'altro spazio. Io se devo andare molto fuori dai lenti,
sento che noi non riusciamo ad essere una forza nuova perché non abbiamo più la dimensione del collettivo. L'abbiamo persa, complice la caduta del muro di Berlino, complice il fatto che tutto quello che rappresentava prima l'alternativa al capitalismo ha fatto una misera fine. Però noi, se perdiamo questa capacità di sognare, se non riusciamo ad andare oltre i drammi dell'attualizzazione di certe idee, noi non ci risolveremo da questo, noi non faremo strada, perché se potessi fare un altro paragone, cioè il cristianesimo come attuazione ragazzi, insomma, a partire da lei ci viene arrivare la nostra vita personale, ma non per questo noi non smettiamo di guardare al Vangelo come il nostro punto di riferimento. E secondo me, rispetto alla politica, rispetto ai grandi messaggi che ci sono stati lasciati nella storia, dobbiamo avere la stessa capacità, dobbiamo essere capaci così di depurare da quelle che sono state le deviazioni dell'attuazione, da quelle che invece sono il messaggio di fondo. Noi questa capacità la dobbiamo avere per riuscire poi a riattualizzarla nel tempo che viviamo, arricchita anche di tutto ciò che l'esperienza poi ci ha detto, insomma. Però ecco, credo che noi dobbiamo uscire fuori da questo senso di interiorità che ci ha lasciato il fatto che l'unico tentativo di alternativa al capitalismo ha fatto questa misera rivoluzione. Benissimo, ci inventiamo qualcosa di nuovo, maledizione. Però in questo inventarci qualcosa di nuovo, io sento che se non recuperiamo questa dimensione collettiva, e tanto per fare una precisazione, Francesco, sono perfettamente d'accordo con te, sarebbe un errore quando dico riappropriamoci della città per unirla da solo, non vuol dire riappropriarcela come volontari, ma riappropriarcela come cittadini. Cioè il primo passaggio che dobbiamo fare è davvero quello di ripensare il senso della comunità, per cui lontano da me l'idea di passare da una delega all'istituzione odierna all'interno di un'altra delega che è quella dell'associazione professionale. No, non abbiamo fatto niente, abbiamo fatto un grande comune dell'acqua. Per me l'idea nuova è veramente quella di tornare a sentirci parte integrante della comunità, della collettività, sapere che se la comunità sta bene, stiamo bene anche noi, e quindi attuiamo quel famoso principio italiano che ci sentiamo tutti responsabili di tutto. Questa è la logica che sta appunto dietro al mio pensiero, insomma. Quindi ecco, credo che dobbiamo solamente fare questo passaggio, che è l'occupazione dello spazio pubblico, perché sento che lì c'è la grande rinuncia. Noi dopo aver tutti subito tutte le batoste che abbiamo subito, stiamo cercando di trovare un ambito dove tutto sommato troviamo anche un po' più il risultato dei nostri sforzi. E quindi ci rinchiudiamo nel piccolo, ci rinchiudiamo in quello che chiamiamo il privato politico. Facciamo sempre di più questo retromarcia, per cui benissimo, abbiamo scoperto il consumo critico, bene, però facciamo quello e ci sentiamo esonerati da tutto il resto. Abbiamo scoperto il clima della chiusura, e ci sentiamo esonerati. No, questo è un grandissimo errore, non andremo da nessuna parte. Dobbiamo assolutamente continuare ad occupare questi piccoli spazi, ma avere il coraggio di lanciarci nello spazio aperto dell'ambito collettivo, dell'ambito comune, dell'ambito pubblico, che poi è l'ambito della politica. E qui si aprono 100.000 problemi, i rapporti con i partiti, facciamo le liste civiche, non facciamo niente di tutto questo, ci limitiamo soltanto a fare cultura, cerchiamo di... il problema di come riusciamo a fare aggregazione fra di noi, altro grande problema. Non è un caso se non riusciamo a fare l'aggregazione. Vorrà dire che vuol dire, secondo me, che sentiamo, pur non avendolo mai affrontato, che ci sono tanti ostacoli che ci dividono, e probabilmente gli ostacoli che ci dividono sono a quest'altro livello, che è il livello dello spazio pubblico. Noi parliamo tanto di giustizia, ma se parliamo di fiscalità, abbiamo tutte le stesse idee? Io non sono così sicuro. Non sono così sicuro. Se parliamo di rafforzamento del pubblico, abbiamo tutte le stesse idee? Io non sono così sicuro. Se parliamo appunto di come affrontare un tema come il debito, abbiamo tutte le stesse idee? Io non sono così sicuro. Se parliamo di un tema come i fondi pensione, abbiamo tutte le stesse idee? Non sono così sicuro. Per cui ecco, tendiamo a mettere da parte quello che potenzialmente ci può dividere, e quindi poi ognuno rimane a fare quello che ha fatto, tipo gli articelli, ognuno per conto suo, ma non siamo forza che riesce a giocare un ruolo di cambiamento. Diciamocelo. Nella nostra vecchia i giornali parleranno di noi, ma più bravi, e gli offriamo anche uno studio per questo che è una pagina, e poi avanti.
però ecco, non facciamo questo scatto. Per fare questo scatto, secondo me, dobbiamo forse in qualche modo trovare il verso per rimetterci a sedere al tavolo e parlare di questo. Quali sono le nostre visioni? Qual è il modello di società e di economia che vogliamo raggiungere al di là di quello che noi facciamo? Sapendo che ci sono i diritti ambientali, che quali sono i problemi? Questo è il primo passo. Però secondo me questo è un pensiero che andrebbe un pochino rivedere. Mentre io mi dicevo, ma potrebbe essere il caso, per esempio, di creare un'associazione per il ben vivere, chiedendo ad ogni associazione che si rifà a certi principi di entrarci dentro, sapendo che l'obiettivo dell'associazione è come il primo obiettivo quello di cominciare a ragionare di quello che può essere, valorizzando quello che ognuno di noi già fa. Questa era un'ipotesi che mi veniva, però adesso che poteva rappresentare forse un momento applicativo, sapendo che forse non ci sono proprio le condizioni per lavorare insieme sui temi che già tengo, perché se c'è, l'avremo già fatto. Allora vi dico quale base possiamo fare per cercare di creare. Io sento che in tutti questi anni è mancato il confronto su tutte queste cose. È mancato il confronto, ed anche parlando di grandi temi come la decrescita, si tende di più a cercare di riflettere su quello che abbiamo fatto piuttosto che su come riformare la società. Io sento. Perché credo che forse per noi dovrebbe essere il piano su cui cercare di lavorare. Ora, ovviamente questa idea, non so se sia già nel suo senso, e comunque diciamo. E quindi devi incontrarci. No, credo che sia. Grazie.